Un concerto del 2 giugno in Piazza San Carlo a Torino con il pensiero rivolto alla tragedia del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna. Questo è il senso del tradizionale appuntamento per la Festa della Repubblica organizzato da Consiglio regionale e Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con Città di Torino, RAI e Teatro Regio di Torino. Sul podio l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra del Teatro Regio con la direzione di Michele Mariotti. In programma la Sinfonia dall'assedio di Corinto di Gioachino Rossini, l'Overture in Do minore, opera 62, Coriolano, e la Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven. Il concerto è stato mantenuto perché ritenevamo che fosse importante dare un'occasione a tutti i cittadini di guardarsi dentro, anche di pensare a quei valori, a quegli ideali che presiedono la nascita della nostra Repubblica, di cui noi dobbiamo essere come cittadini interpreti ogni giorno. Ci siamo riconosciuti nelle parole del Capo dello Stato, ovviamente abbiamo annullato il piccolo ricevimento che era previsto, al tempo stesso messo in campo una grande operazione di solidarietà, anche con l'apertura di un conto corrente, dove ogni cittadino potrà partecipare con un proprio contributo a concorrere alla costituzione di un fondo su cui il Consiglio regionale ha già destinato 100.000 euro dei risparmi dei costi del Consiglio stesso. Un'occasione anche per una solidarietà collettiva e non singola, come differentemente sarebbe venuto, oltre alle risorse che devolveremo, i gettoni dei consiglieri assessori, un'ora di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, il conto corrente, insomma, e altre cose ancora, per dare un segno tangibile della solidarietà e della vicinanza della nostra regione all'Emilia-Romagna. Con un momento collettivo attraverso la musica di Beethoven, Rossini, Verdi e l'inno nazionale.